Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Dal 2023 addio al canone Rai in bolletta. Vediamo che cosa cambia. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Addio al canone Rai dalle bollette elettriche. Dal 2023 è stato stabilito da un ordine del giorno presentato da Maria Laura Paxia. Accettato inizialmente come raccomandazione, è stato poi accolto con riformulazione, ovvero senza dover essere posto ai voti, e nello specifico si prevede di adottare misure normative dirette a scorporare dal 2023 il canone Rai. La Paxia ha sottolineato che così si dà seguito all'impegno che l'Italia aveva con l'Unione Europea di scorporare il canone Rai in quanto onere improprio. Dopo aver appreso la notizia, Usi Grai si è detta preoccupata, in quanto lo scollegamento del canone dalla bolletta potrebbe portare a nuova evasione del canone stesso. Spiegano: se così fosse, ad essere in pericolo sarà il servizio pubblico, già negli anni gravato dal prelievo forzoso di 150 milioni, un buco di bilancio che dovette essere ripianato collocando in borsa il 33% delle azioni Rai Way. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione e al prossimo video, e un saluto a tutti.